fatto un sogno strano, non ci ho capito neanche niente. C'erano delle persone che conosco. Vabbè. Ciao, eh! Io ci metto lo scontrino così mi ricordo quando l'ho cambiato, sennò... Mi stavo accingendo a farmi la doccia, ma porca puttanghera. Finita la bombola proprio in quel momento, sai che figata. Ti dava fastidio il fumo? Una roba che soffiava è la ventolina dell'inverter. Mi hanno detto che devo cambiare alimentazione e adesso ci proviamo, vediamo un po'. Non so, magari più verdura, più frutta, più proteine. Ecco, questo è un reparto che dovrei frequentare di più. Mm.
parecchio comodo questo affare qui, ragazzi. Svolta a destra e prendi via Europa. Sto creando una colonna pazzesca, ragazzi, e tra virgolette mi dispiace, perché dico vabbè, non è proprio il massimo quando crei colonna, quindi, però comunque vabbè. Il mezzo è quello che è, dai suoi anni, di conseguenza mi sono buttato dentro una scalata, ma è come se non l'avessi fatto quinta, quarta, perché c'è una leggera salitina. Questa colonna non l'ho creata io, ci sono i furgoni che se ne vanno. Questo è tornato indietro. Porca miseria, un bel incidentone. Un bel incidentone. Un bel risottino ai porcini pronto, veloce, 3 secondi. Facciamo riposare un pochettino. Vale, ciao Michotti. Buon appetito, beh. Cartigenica multiuso, eh? Non serve mica solo al poligono quando andate a sparare. Beh. Ma una bella doccettina ci sta anche. Che relax, ragazzi, quando vi fate una doccia in camper tranquilla, così, beata, pacifica. Dove? Dentro il vostro camper. Ah, all'esterno, dite? Ovunque. Come asciugarsi i capelli senza phon. Fide, se vuole, se qualcuno ha bisogno gliene do un po', eh.
so you can be free. Bella!